Dopo gara di questo anticipo della quinta giornata, lo Sport Country Club si conferma comunque versione trasferta, viene a vincere anche qui a Latina contro il Real Podegora. David Corona, gol assist, veramente trascinatore di questa formazione. Sì, è una buona partita sicuramente da parte di tutta la squadra. Sono contento che io, nonostante qualche acciacco, sono riuscito a dare un grande contributo per questa partita, ma veramente bravi tutti quanti, come diciamo sempre ogni sabato, veramente ci stiamo meravigliando anche noi di noi stessi, ma comunque grazie a un grandissimo gruppo. Ecco, Corona, siete una squadra che potenzialmente alla vigilia di questo campionato era stata presentata come veramente una squadra veramente difficile da affrontare, soprattutto nel reparto avanzato, Corona, Sorrentino, De Falco, ma abbiamo visto anche che in queste giornate va spesso al tabellino De Santis. Sì, Bruno è, diciamo, la nostra arma segreta, se così si può dire, perché è meno conosciuto di noi che magari giochiamo da un po' più a calcetto. Lui ha sempre militato nel calcio, sono 2-3 anni che si è avvicinato al calcio a 5 e sta migliorando dall'anno scorso, è migliorato tantissimo, soprattutto perché lo aiutiamo tanto. Lui ha delle potenzialità veramente eccezionali, intelligente, veloce, è fisico e basta, sennò poi roviniamo la nostra arma sorpresa. Terza vittoria consecutiva, questo Sport Country Club dove può arrivare? Noi diciamo che non ci pensiamo più di tanto, giochiamo, sembra una cosa sentita dire tante volte, sabato dopo sabato, e niente, sapevamo che di venire qua contro una squadra fortissima e quindi ci siamo messi anche noi alla prova e ci misuriamo partita dopo partita e alla fine vedremo senza nessun particolare obiettivo dove riuscire a non arrivare. Mister Pacassone, non funziona questo debutto al Marconi, buona prova nel primo tempo, forse nel secondo entrati un po' sottotono, nella parte finale forse qualche cosa in più meritavate. Non è che non funziona, non ha funzionato in parte, diciamo, ecco, quindi abbiamo retto per 45 minuti, ci sono stati quei 10 minuti di defaianza, di una concentrazione che è mancata, purtroppo in questa serie non perdonano, per cui ne hanno approfittato, hanno avuto le palle giuste e le hanno messe dentro. Noi un po' di sfortuna, anche un po' di concentrazione ci ha complicato la partita, siamo stati bravi a riprenderla, qualche errore di valutazione per quanto mi riguarda, io credo che questa partita ha dimostrato di avere dimostrato che il Real Podegora ha le caratteristiche, ha una squadra che può competere anche con grandi squadre come il Gaeta. Soprattutto le caratteristiche, ma soprattutto tanta voglia, perché sa nei momenti di difficoltà come poterli gestire. Adesso un po' di valutazione da parte tua, un po' di poco approccio da parte di qualcuno entrato, forse un po' troppo impacciato, sono tutti aspetti che comunque caratterizzano un po' le partite anche fino alla fine della stagione. Sì, io dico sempre alla squadra che bisogna mantenere un equilibrio costante, cioè bisogna essere costanti durante la partita. Gli stessi giocatori che avevano fatto bene nel primo tempo si sono trovati poi nel secondo tempo a creare dei danni alla squadra, perché hanno sistematicamente fatto dei piccoli errori che hanno poi concesso i gol agli avversari. Per cui quello che io chiedo sistematicamente è avere una costanza, sempre sistematicamente, perché poi ecco, uno non sa mai come gestire il singolo giocatore, quando magari nel primo tempo fai una grande partita e ti ritrovi nel secondo tempo a cala la concentrazione, può calare qualsiasi cosa, può essere anche il lato fisico e quindi va in difficoltà. Ecco, concentrazione che comunque subito deve essere tenuta alta, perché da qui a 3 giorni si torna di nuovo in campo. Sì, abbiamo un'altra partita importante, abbiamo solamente un risultato da fare, dobbiamo vincere. In realtà noi anche è una settimana che siamo in questo campo, quindi dobbiamo prendere anche le distanze con un po' di confidenza con questo nuovo manto, insomma, il quindi nuovo suolo. Dobbiamo... Ci sono comunque presupposti per rialzare la testa, cioè sì, lascia sì. L'amarezza questa sconfitta, però i nostri obiettivi li abbiamo dichiarati all'inizio stagione, il presidente continua a ripetere che noi dobbiamo lottare per la salvezza, non abbiamo nessuna pretesa, anche perché ci sono tantissimi giocatori, come abbiamo poi dimostrato questa sera, che continuano a fare errori da, diciamo, serie D, quindi questa è un'altra categoria, sono errori che si pagano, probabilmente in un'altra categoria non paghi tutti questi errori,
per cui dobbiamo lavorare su questo. Questa stagione è una stagione di transizione, per cui va benissimo così. Abbiamo lottato fino alla fine, 8-7 se non sbaglio, sì. È un risultato dove 3-4 gol potevamo evitarli sicuramente.